Ebbene sì, siamo arrivati al giorno in cui devo fare assolutamente l'intervista che ho promesso a mio nonno. No, non so quanto lui possa essere a favore, ma prendiamolo. Nonno? Stavi dormendo? Stavo meditando. Devi venire un attimo. Ah. Ti ho preparato una sala interviste. Siediti. Benvenuti, salutate. Bondi. Ciao, come stai? Tutto bene, dai, oggi è una bella giornata. Sto bene, oggi è una giornata sì. Oh. Una giornata che sto bene. Nome. Davide. Come nome? No, nome, Carlo, ostia. Cognome. Dobelli. Bertani, a po'. Soprannome. Per alcuni da Boldi, alcuni Dado, Dobo, il più quotato è Sono Dobo. andati tanti dei soprannomi. Nell'Ezza, quando andavo a nuotare, mi chiamavano la lontra perché andavo sott'acqua e prendevo tutti i pesci che c'erano nel polo. Fuori di lì mi hanno detto il cavallaro, perché sapevano che avevo i cavalli, che ero appassionato di cavalli. Anni. Ho 23 anni. Non me li ricordo tutti. Sì, a giugno, il prossimo mese. Quali sono i tuoi hobby? Hobby ne ho tantissimi. Allora, in assoluto, più grosso è costruire. Mi piace tantissimo costruire. Poi ho progettare, perché è una parte interessante. Mi piacciono le bici. Mi piacciono le avventure, mi piacciono veramente tantissime cose. Mi piacciono le armi, mi piacciono i motori, piace praticamente qualunque cosa. Oh, primo davanti a tutti i hobby erano le donne, poi dopo venivano i cavalli, poi venivano i mobili vecchi, gli chiodi vecchi, le carrozze vecchie, le macchine vecchie. Da loro, un chiodo vecchio, quello che ci sta in mezzo, mi va bene tutto. Colore preferito? Ah, rosso. Rosso. Ora, risposta alle domande fatte da voi. Dà più soddisfazioni Davide o il garage in ordine? No, il garage in ordine è una soddisfazione perché bisogna che sia una cosa sentita da tutti chi lo usa. Come avete trovato le feste organizzate da Davide in casa del nonno? Dichiarazioni in merito? Lì non è buio, eh. No, ho trovato le feste una bella cosa, perché adesso quello di brontolare è un discorso, quello di parlare seriamente è un altro. Ho trovato le feste una bella cosa, cioè ho trovato nelle sue feste l'amicizia, star bene insieme, il rispetto di uno dell'altro. Ho trovato tante cose belle che in questo mondo le stanno dimenticando tutti. Caro nonno, ha sudato che suo figlio le sta sulle balle. Ci può dire anche il perché? No, Grazie. no, 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 no. Stando sulle palle una persona, nipote no, è un discorso. Quello che sta a darmi sulle palle un pochino è perché è distratto. Io dopo che è diventato Davide, lì in officina, io faccio fatica a trovare la mia roba. Io della roba che sono 50 anni che l'ho messa là, me la vieni a cercare, vado in un cassetto là in fondo, la trovo tutta. Trovo uno, tu mi vuoi chiedere qualsiasi tipo di roba, io te la so dire. Lui è distratto. Da 1 a 10, quanto sei fiero di tuo nipote? Posso fare anche 9, 8 e mezzo, 9, perché so stare in mezzo. Sto a parte che mi fa arrabbiare da morire, però so stare in mezzo alla gente. Sa rispettare la gente, grandi e piccoli a qualsiasi livello, e a occhio, per vedere quando cammino se traballo un po' troppo, e lì fa finta di niente, ma mi viene di fianco. Io questo qua lui non lo sa, ma io me ne accorgo, io lo sento, me ne accorgo, perché io anche se ho 90 anni quasi, non sono ancora suonato, sono abbastanza lucido da guardare e vedere gli ostacoli o vedere chi fa bene e chi fa male. Occhio! Qual è l'esperienza più bella della vostra vita? Bella domanda. Allora, io nella mia giovane vita ho avuto tante belle esperienze. Potrei essere petulante, ma ritornerei sull'esperienza di Roma. Credo che al momento quella lì sia stata l'esperienza più bella della mia vita. Però credo che ancora ne avrò più e più belle. Ho tutta la vita davanti, ho ancora un sacco di esperienze da fare. L'esperienza più bella della mia vita è aiutare gli altri, primo. Ma l'esperienza più bella della mia vita è quando sono saltato
Più di uno, perché ho tirato fuori più di uno nel fiume che stava annegando. Io ho tirato fuori un ragazzo che stava ormai era quasi morto. Bello. Esperienza più bella che sentivo mio papà, che ad esempio doveva andare a caricare col cavallo due maiali a un contadino e mi mandava a me da ragazzino col cavallo di notte, d'inverno, con un metro di neve o un metro di neve. Io a respirare di notte mi si attaccava il naso, gelava. E loro sono esperienze che non le puoi dimenticare. Assolutamente no. Quando Davide ti ha fatto più arrabbiare? Quando mi ha rotto la radio girdesca che mi ha mai più giusto. E sembrava giù un jukebox che me lo godevo da morire e non l'ho mai più suonato, ma suona male. Ho girato tanti posti. Sono passati 20 anni. Chi dei due scancara di più in garage? Ah, lui. È in pensione, ha più tempo, non vale. Io adesso ho abbandonato. E io scancheravo tante ore libere e le spendevo tutte là, Le mie passioni e il mio garage mi aiutavano nei momenti difficili, dove le cose che non andavano bene, mi tiravano su di morale là dentro. Bro, c'è una mia amica che vuole conoscere. No. E poi dici che YouTube non porta... Hai una tua amica che mi vuole conoscere? Sì. Ora sono a casa mia. Cosa ne pensate dei giovani d'oggi? Allora, quello che dico si potrà ritorcere contro di me. Credo che siamo nati un po' tutti con la camicia. Siamo una generazione di viziati. Io purtroppo non posso parlare troppo male della mia generazione perché giustamente mi ci metto in mezzo. Allora, i giovani d'oggi ci sono dei fortunati nati perché nascono tutti uguali. Nascono tutti uguali. Li posso prefigurare in due categorie, ripeto. Uno fortunati perché di dietro dei genitori attenti, dei nonni attenti, e l'altro sfortunato perché di dietro dei nonni distratti e dei genitori distratti. La fortuna è quella che ti danno dentro, in testa, in sangue, che ti rimane addosso. La fortuna è lì. Motto. Motto. Ce ne sono tantissimi, mi piacciono tantissimo. Credo che fatto meglio che perfetto. Al momento credo che questo qua sia un po' il mio motto principale. Ne ho due o tre che mi venivano fuori così, tac. Poi ce ne sono di quelle ridicole o anche un po' pornografiche, diciamo così. Che avevo un amico che aveva la moglie che si faceva, che andava con degli altri. Allora ha detto, beh, cosa stai facendo? È meglio mangiare una torta in due che una merda uno da solo. Pensa, può essere anche un po' indigesta. No, dopo ci sono delle belle frasi. In particolare in questo momento, ti dico la verità, delle volte mi vengono fuori così, tac. Va bene. Ma Davide è sempre stato così? Come è sempre stato così? Davide è nato, era là nel campo, nudo come un verme, che mangiava, che dice sono qua che mangio. Sarà stato alto 40 centimetri, là così. Adesso se che è 2 metri, non è stato sempre così. Chi sa più offese in dialetto? Elencatecele per cortesia. Ah, lui assolutamente, 100%. Ma io ne conosco tante. Chi è il più disordinato? No, lui. Il più disordinato? No. Per me lui. Perché adesso ti spiego. Non voglio tirarmi fuori, perché non è che io sia ordinato al 100%, però io sono, io considero, senza considerarmi niente, ascolta bene quello che ti dico, io mi considero la linea degli artisti. Chi è più bravo col fai da te? Ah, lui. Lui è veramente bravo. Io giustamente per la mia generazione ho più cose tecnologiche, però col fai da te lui è molto molto più bravo. Diciamo che è più artista. È molto più pratico, è molto... anche con dal nulla riesce sempre a fare qualcosa. Quindi lui. Beh, io ho tante cose, col fai da me io ero forte. Perché te col fai da te, io ho visto un difetto che per me è grave. Ho visto tanti attrezzi smontati, dei pezzi in giro che non riesci più a trovare i pezzi. Anche se fossero riparabili, non trovi più i pezzi.
Dico bene? Sì. Posto così, grazie.